Un saluto a tutti gli amici di TG Smart News on the road. Sono Erika Ferrari e oggi siamo all'Associazione Ascolto in via Bombodolo a Noceto da Antonella Zali e fra poco lo andiamo a conoscere, ma prima la meditazione. Ciao Antonella, noi sappiamo che tu sei la titolare del centro Ascolto in via Bombodolo a Noceto. Sì. Come mai il nome Ascolto? Ascolto nasce da una visione nel 2010. Uh-huh. E attraverso questa visione mi facevano vedere una struttura dove c'erano vari operatori che interagivano per migliorare il benessere delle persone, e veniva chiamato Ascolto. E quindi da lì nasce l'associazione Ascolto, da questa visione. Della pandemia ci siamo ritrovati improvvisamente chiusi e reclusi in casa, quindi in quel momento avevamo due possibilità: o ascoltarci o ascoltarci. Eh sì, infatti molte persone hanno avuto dei problemi, cioè nel senso che l'ascolto non è facile né per se stessi né verso l'esterno, perché in quel momento lì, se tu ascolti verso l'esterno, devi un pochino anche dimenticarti di te. E quando cominci ad ascoltare te stesso, logicamente molte volte l'ostacolo è il giudizio personale, quindi è un processo, un percorso che però molte persone hanno cominciato proprio durante questa quarantena. Secondo te le persone hanno voglia di cambiare? Alcune. Non si può dire di sì, generalizzare in questo caso non va bene. Diciamo che molte persone si sono rese conto che non possono far altro che cambiare. L'umanità è pronta per tornare ad essere umana? Un domandone questa. ha già cominciato a fare quel processo per diventare sempre più umana, diciamo così. Ci saranno sempre i giudizi, ci saranno sempre comunque le credenze limitanti. Però se una persona guarda la storia, stiamo migliorando. Prospettive nel breve e nel lungo periodo? Le mie prospettive? Ci sto già lavorando e aprire un centro di ricerca sulla medianità e per aiutare persone che hanno dei talenti medianici a esprimerli ed essere in stato di utilità. Il tuo percorso quanto dura? Il percorso, io per ora sto facendo un percorso legato solamente al femminile, perché quello per ora so fare, e dura 3 anni più 2 anni legati solamente alla medianità. I primi 3 anni sono per lo sviluppo percettivo e sensitivo. La medianità comincia dal 3°, 4° e 5° anno, invece medianità pura. La medianità quindi è un dono che possono o hanno tutti? Tutti sono medium, la differenza è scegliere di esserlo. E quindi per liberarsi dai blocchi cosa occorre fare? Ascoltarsi. Erika Ferrari ed Antonella Azzali è tutto. La TG Smart News on the road, ci vediamo alla prossima. Ciao!